vicino al sociale è di molito, perché tutti di solito i centri commerciali si vende, ma Felicità c'ha qualche cosa in più. Entrare vicino alla gente, essere vicino alla gente, è un'impressione che noi abbiamo. Io la ringrazio per questa domanda, perché è un problema che noi ci poniamo giornalmente. Il bene confiscato dell'erario, dello Stato, non è dello Stato, è di tutti, ed è tutta questa comunità e ove insiste. E quindi il nostro sforzo è quello di aprire il centro commerciale il più possibile alla gente, al territorio. Abbiamo cominciato all'inizio con piccole cose che però fanno la differenza. Abbiamo una macchina per la raccolta della plastica e del vetro e delle lattine. È poca cosa, ma è un progetto educativo che avvicina la gente e gli dà in cambio qualcosa, gli diamo un piccolo premio in buono spesa che possono spendere all'interno del nostro centro commerciale. In realtà però stiamo dando una grossa mano al comune, e il comune non è un nostro interlocutore, il comune fa parte del sistema Stato, del sistema locale, e quindi noi ci teniamo ad avere questo genere di interlocuzione. Ma poi abbiamo anche altre cose, interloquiamo con le scuole, facciamo dei progetti educativi, partecipiamo alla partita per la legalità, il tutto cercando di stare sempre in punta di piedi. E non mi piace piangermi addosso, non mi piace dire ah qui c'era, non c'era, ci sarebbe stato. Assolutamente, noi siamo qui e stiamo fornendo un servizio a tutta la comunità, e non soltanto a quella castelvetranese, perché il nostro bacino di utenza è del Belice e va anche oltre, nella provincia del Rigetto, fino a Sciacca Menfi. Presidente, Felicità work in progress. Non ci fermiamo mai, sì. Non possiamo fermarci, anzi il mio augurio è quello di completare tutte le attività di ristrutturazione dell'immobile. Dopo aver guardato alla sicurezza, guardiamo anche all'abbellimento e al completamento della struttura, e per offrire sempre migliori servizi all'utenza e al territorio.